benvenuti in questo nuovo video. Prima di andare al fulcro del video, voglio fare una breve premessa. Come sapete, recentemente, da circa un mese in realtà, sono seguita da un coach, Fran. Fino adesso non mi ero mai affidata a nessuno. Fino adesso mi facevo le mie schede, il mio piano, la mia routine e andavo in palestra sapendo gli esercizi principali che devo fare, ma il numero di ripetizioni, le serie e i vari esercizi era abbastanza freestyle. Da gennaio però ho deciso di farmi seguire perché ero entrata in una condizione di stallo. Vedevo che non stavo migliorando, vedevo che non stavo facendo più progressi e stavo un po' perdendo la motivazione. E ho scelto Fran perché è stato uno dei primi a credere in me da quando mi sono avvicinata al mondo dei social e io sin da subito mi sono sempre fidata di lui. Ho avuto il piacere di conoscerlo a Verona e per me è stato molto interessante e molto utile. Quel paio d'ore in palestra con lui mi ha davvero insegnato tantissimo. Quindi è una persona per cui ho tantissimo rispetto e di cui mi fido davvero e ho deciso di fidarmi e affidarmi a lui. Lui è un coach online che solitamente è sempre in giro per il mondo, infatti adesso in India. Però io ho avuto la fortuna che fosse tornato a casa dalla sua famiglia proprio qui vicino a Piacenza. Per cui un giorno ha deciso di venire qua a Piacenza ad allenarmi. Una persona fantastica perché si è fatto 2 ore di macchina, andata e ritorno, mi ha allenato per 2 ore senza pretendere nulla extra in ritorno, senza farmi alcun tipo di pretesa, domanda. Per questo mi dimostra che lui non solo crede in quello che fa, ma ha proprio la passione. Lui ha un interesse che va oltre i soldi, il denaro, ma proprio ha passione nel vedere le persone migliorare. Quindi ho sfruttato l'occasione per ricevere una masterclass in stacco da terra, perché è uno degli esercizi in cui faccio ancora un po' fatica. Io ovviamente ho registrato tutto per voi, quindi adesso vi lascio al resto del video, che sarà totalmente senza tante modifiche, musiche di qua e di là, ma totalmente la sua spiegazione, quello che mi ha detto a me, e basta. Spero vi possa essere utile, a me è stato davvero utile, e ci vediamo nel prossimo. Ok, quindi lo stacco in realtà non è un movimento complicatissimo, è abbastanza sicuro anche rispetto allo squat e alla panca, perché se te la vedi male, se vedi comunque l'assetto non è quello giusto, come sia, sentire tirare troppo da una parte, poi letteralmente mollare il lanciere e essere sicura. Poi da ricordare è che non è un movimento di tirata, ma un movimento di spinta, e quindi devi cercare di schiacciare il pavimento con i talloni, glutei e femorali, piuttosto che tirare il lanciere verso l'alto. E molto importante nell'assetto iniziale è cercare di tenere la barra non troppo vicino agli stinchi, perché se rimane troppo vicino agli stinchi tende ad andare in avanti e quindi automaticamente già a curvare la schiena e poi a tirare prevalentemente di schiena piuttosto che invece coinvolgere la catena cinetica posteriore. Quindi io semplicemente a larghezza delle spalle mi metto davanti alla barra, punte leggermente divergenti. A questo punto afferro la barra cercando anche qui di tenere le braccia non troppo distanti, non troppo larghe, abbastanza vicine a me, proprio per attivare al meglio anche il grande dorsale che verrà coinvolto con il movimento. A questo punto è importantissimo tenere il piatto in alto, sempre per le stesse discorse, che se uno sta invece proiettato in avanti, ovviamente si chiude e tende a usare semplicemente troppo il lombare. Quindi il petto in alto e cercando di sedere sotto il bilanciere, ovvero è un movimento ancora di spinta e non di tirata. Io mi siedo sotto e automaticamente, appunto coinvolgendo i glutei femorali, la barra si alza spingendo appunto il terreno piuttosto che tirare. Ancora parto con la barra leggermente distante, quando tiro su invece la tiro vicino a me, in modo che il movimento sia più perpendicolare possibile, spingo e salgo. Ancora e salgo. Molto semplice. E salgo. Sembra facile, fatto da te. State adesso. Allora. Ok. Guardate sempre il petto in alto, come ho detto. Ok. Ok, va bene, ci siamo quasi. Ok,
Ovviamente adesso è un momento ancora aspettato, non coordinato, però stai pensando bene. Ok, se vuoi farlo più veloce, praticamente fai proprio quel giochetto che ti faccio vedere prima, proprio per avere la 7-2, cioè ti stacchi le mani e praticamente fai questo movimento qua, tac, ti avvicini, prendi le mani, di nuovo, su. E quando pensi, cioè cerca sempre di pensare di andarci sotto la barra. Così? Sì, lo porti vicino agli stinti, tiri su. Eccoci, dai. Ok, sì. Praticamente quasi senza pause tra tirarsela verso gli stinti, tirarla su. Ecco, sì, brava. Perfetto. Eccoci, bene, bene, molto bene. Guardate sempre in alto. Eccoci, ottimo, ci siamo. Perfetto. Benissimo. E quando scendo? Fare così, no? No. Spezzo la schiena, sì. No, perché ho la tendenza... Ah, ok. Sì, sì. Appoggiamo così. Adesso puoi potersi anche farlo perché non penso che è basso, però... Così. E quando sono su? Sì. No, non è necessario. No, secondo me. No, ci sono delle varianti dello stacco che sono indicate per il dorso, dove si può fare quella intraditazione, però non in questo caso. Ma lo stacco convenzionale, anzi, è meglio proprio evitare. Lo provo senza scarpe? Provo senza scarpe, sì. Prova a vedere anche com'è la sensazione senza scarpe. Che andrebbe fatto. Come se due indietro. Esatto. Poi automaticamente la barra viene su perché spingi coi talloni verso il pavimento. Sì, infatti nelle spalle. Esatto. Oh, ma devo ritornare giù perché mi sento, cioè a scendere dritta non riesco. Sì, in realtà c'è la discesa, il movimento di questo è importante, quindi adesso non so neanche vedere come scenda. Salgo. Cioè, l'importante è mantenere sempre la curvatura fisiologica. Sì, vedi un po' che sì. Puoi lasciarlo andare tranquillamente anche così. Poi torni su. Cioè, questo aggiustamento dell'andare indietro è... Ti aiuta, no? Sì, tantissimo, perché senti proprio il... Sì, e poi ti aiuta anche proprio a attivare bene il femorale, perché quando fai cioè, capisci proprio il movimento, perché sì. Sei così... Sotto. Esatto. E poi... Esatto, pronta sulla tirata. Cioè, se già solo faccio questa posizione non capisci niente. Bravo, bravo, sì. Infatti io l'ho usata da tanto tempo, così quella tecnica lì apposta. Proprio anche d'aria, proprio non partire. E su fuori. Se mi si alza la schiena? No, non volevo più perché dovremmo sempre avanzare il peso ma che uguale al capo, cioè il peso del mani fuori, anche sì. Che cosa ti vuoi? Bene, no, benissimo. Finto? Sì, no, sì, cioè, finto, basta solamente provarlo, no? Il movimento è quello, sempre, cioè, cercare quindi, anche quando fai il ciclo di...
di affrontare con senso di più incazzata, quindi lui è venuto a legare così che riesco già a avere un per terra sia stato che non a contare già tutto, quindi non passa a essere risultati, ma finta di avere tutto dei piedi mali anche alla terra, se ti sei stato, perché tu li scegli, ti guardi sempre il petto in alto, le ossa vicine, punto lì, su. Su. Ok. Ok. Adesso devi attaccare parecchi punti perché c'hai tutti i movimenti fatti bene, però c'è alcuni punti che prende fai troppo veloce, troppo piano, quindi non so, adesso per esempio tiri con le spalle alla fine troppo veloce, quando invece proprio fallo lentamente il movimento. Ah, ok. Sì, sì, ma ti dicono malissimo queste cose, cioè devi coordinarti bene. Senti i glutei, i femorali, dorso, la barra di su. Ok, bravo. Perfetto. Piena d'aria. Ok, perfetto. Va bene, sì. Ottimo. Siamo alla grande, poi è arrivata Silvia, yes, bravo, viva, ok, perfetto, bravo, ci siamo, ripeteremo una vez con il suo, quindi lavorare più quanta figlia dal centro basso, che è stato più largo, che praticamente vuoi più in quel caso lì di gambe, di adduttori, piuttosto che invece di lombari e dorso. Tu invece avendo le gambe lunghe hai comunque un bel elastico sì. Di femorali, quindi secondo me riusci a tirare molto su più questo modulo che è l'altro. Comunque li alterneremo sempre. Vuoi provare su? La presa, cioè la posizione delle gambe è larga, la presa è più stretta, anche in questo caso voglio portare comunque la barra la più vicino possibile ai miei stipiti. A questo punto sollevo. Avendo le gambe così larghe ovviamente il ROM con il range di movimento è molto più breve rispetto allo stacco aerodinamico, è un altro tipo di movimento. Così. Sì, dico. Sì, più largo che puoi, quello più confortevole, la posizione più confortevole che puoi, larga. E poi scendi. Ma se è confortevole la posizione così, cioè. Hai visto bene invece. Oh sì, ma. Straziniamo, no? È così quasi. Sta, dormo così. Le braccia vanno giù dritte. Esatto. Ah, ma mi piego già, non posso fare. Sì, sì, ti pieghi. No, qua ti devi già piegare, sì. Vedi che ti ho detto, c'ha le gambe lunghe, quindi fai questa fatica. Ma fa malissimo con i bicipiti. Sì, grazie. Esatto. Così. Ok, la propria partenza è leggermente più bassa. Perché di per sé aiuta che sia più pesante. Cioè, perché? Sì. Se vuoi dire che facevi prima. Così posso portare. Cioè, sì, sì. No, rimani comunque sempre in tensione, però sono più bassa. Cioè non proprio seduta. Ah, ok. Però sempre un po' in tensione con il femorale, quindi sì. C'è il femorale che fanno da elastico. Così. Sì. Ok.
se no non lo puoi passare, perché anche quello lo metteremo sicuramente. Di tu probabilmente hai dovuto fare i finali per la prima il fatto che sei stato qua, che questo si va con sempre scalfi di questo, e poi proprio cioè puntando 4 secondi a scendere, ah già mi devo uccidere, sì. E poi guarda, cioè il mio non si deve fare, rimane in questa fase qua, anche in questa fase qua schiacciando praticamente anche qui sempre i piedi sul pavimento, riesco a puntare anche quella da più ferrata. Quindi non voglio tenere in tensione, non voglio che perda la tensione per lui. Non vai neanche tanto giù. No, sì, è quella la mia abilità, diciamo che non devo sapere. Ah, ok, scusa, no, sì. Sono che sia apposta. Ma io sono un po' bomboni da questi, da circo. Ok. Sì. Anche buoni cavalli, se non andiamo neanche. Il deficit, sì, il deficit. Quello, cioè, se hai sentito male facendo lo stato di protesi, il deficit è... Ma il deficit è la gamba tese? Il deficit no, è un sacco normale, però è evidente che il fatto che sia una posizione sopraelevata rispetto al classico stacco tradizionale. Ti metti qua in mezzo, poi parti, però con il sopraelevato. In questo modo, per mantenere sempre la curvatura fisiologica perfetta, dovrai fare uno sforzo maggiore e attivare di più